ringrazio allora, i cittadini per questo modo di protestare educato. E naturalmente questo modo mira a sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolar modo l'opinione cittadina. Ringrazio anche il sindaco per l'attenzione che ha prestato in questi giorni nei confronti di questa comunità, soltanto in diverse parti, e chiedo alla SISE se è possibile, naturalmente, se concede la possibilità di ascoltare, ma solo per 5 minuti in maniera delicata, senza naturalmente una signora che si è proposta, la signora Luisa Tregano, in 5 minuti leggerci a tutti voi una un suo pensiero, un pensiero naturalmente condiviso da tutti i residenti di Esci di Napoli. Che è favorevole? Allora, la signora Luisa Regano, vi ringrazio ancora e ringrazio anche le forze dell'ordine che hanno coordinato in maniera puntuale la situazione. Prego, signora Luisa. Allora, parlo a nome dei residenti di Esci di Napoli. Penso che vi riconosciate un po' la vostra situazione, siamo qui ancora a chiedervi in extremis un aiuto. Noi abbiamo deciso di procedere, quindi il 24 con il nostro avvocato saremo al TAR e vi chiediamo semplicemente di ritirare in autotutela l'autorizzazione. Questo darebbe a noi un segnale forte, ci farebbe capire davvero l'amministrazione da che parte è, e quindi darebbe anche a noi la possibilità di presentarci al TAR in una posizione differente. Questa è la nostra richiesta. Vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera. Grazie a voi, grazie. Naturalmente se volete